Dunque, ciao a tutti e oggi farò il mio primo, diciamo, tutorial. Faccio vedere come adopero la resina. Dunque, questi qua sono i miei stampini che ho fatto io con la gomma siliconica apposta. Questo è il famigerato cameo. Eccoli qua. E oggi faccio un po' di cameo perché secondo me il cameo è il gioiello per eccellenza. Farò questi due, vedrò se riesco a recuperare l'unicorno. Vedere se riesco a fare qualcosa di decente, perché se è un pochino rovinato, se è appiccicato, non riesco a capire il perché. Se è appiccicato lo smalto, quello che ha rovinato un po' l'occhio, però siccome che è di fantasia, ci riprovo. Vediamo cosa viene fuori, speriamo in bene, se no lo rifaccio tra il positivo e il negativo, lo rifarò. Dunque, intanto io utilizzo questa marca di resina qui, la Gedeo. Non so se la vedete, eccola qui, la Gedeo, che ha un rapporto di catalisi di due componenti A e uno di B. Però il vantaggio di questa resina, scusate che si è stortata l'inquadratura, e che si può dosare così, cioè non devo stare lì a prendere la presa a grammi, quindi è molto più facile. E allora in questo caso andrò a mettere uno di B e due di A. Ecco, è caduto, e poi dopo lo mescolo e lo pigmenterò con dei brillantini. Intanto, però, sì, faccio prima la resina, mi conviene. Ci vediamo dopo. Dunque, rieccomi. Ho mescolato la resina, il componente A col componente B, con questo piccolo cucchiaino che mi ha dato papà. Ora ne prendo un pochettino e lo metto in quest'altro bicchiere, che così almeno vado a fare il colore per la mia unicornina. Voglio fare l'iria di Mimì. Vediamo cosa ne viene fuori. Sono preoccupata. Speriamo bene che non vengano delle bolle. Vediamo un attimo. Tanto questa la mettiamo qua e andiamo a colorare un pochino il viso. Con uno smalto perlato rosa, aspettate, perché se no non vedo. Ne aggiungerò qualche brillantino. Accidenti, un capello. Vediamo, vediamo, vediamo. Proprio appena appena. Accidenti, è cambiata la luce. Perché? Non resta, dai. Facciamo così. Facciamo così. Lo versiamo direttamente. Poi lo rimescolo ancora. Un po'.
mescolato un pelino di rosa qui dentro. Vediamo se riesco a mettere un pelino di questo. Scusate, me lo tiro un po' più sotto e lo metto nei capelli. Opla! Accidenti, non si apre. Questo qua di certo colora molto di più. Vediamo quello che ne verrà fuori. Speriamo in bene, un po' sfumato. Facciamogli anche il cornino rosa. Vediamo bene. Dunque, accidenti! Boh, io ci metto pure qualche brillantino. Faccio un po' una cavolatina. Proviamo, tanto ne è pena di morte. Male non gli fa. È un'unicorna. Vediamo. Adesso lo mescolo ancora. E vediamo. Poi colo la resina all'interno dello stampo. Quindi eccolo qua, eccolo l'unicorno. Poi ce n'è avanzata? Sì, possiamo fare qualcos'altro. Che cosa facciamo? Questo intanto lo mettiamo a destinazione. Non ti sbavare. Non fa niente. Tanto ce n'è. Questo è di servizio. Ecco qua. Riaggiunta. Eccola qui. Speriamo che non faccia danni. Direi di fare questo cameo. Vediamo cosa ne viene fuori. E poi dopo farò la doppia colata. Scusate, ma se lo metto lì a favore di telecamera non vedo un accidentaccio. Devo rimetterla bene in tutti i dettagli. Altrimenti mi piangerebbe. Piango dopo. Ecco. Ecco, così va meglio, un po' più in piano. Poi casomai, che ne diciamo, facciamo un altro di questi, una piccola colettina qua. Con la resinina di scarto, poi con lo stuzzicadente. Ecco qui. Direi che va ok. Il nostro amato delfino.
codina. Vediamo quello che ne viene fuori. Ok, direi questo qua lo mettiamo qui e poi dopo lo aggiustiamo. Vediamo questo adesso, che è il cameo del cabochon. Dunque, ciao, facciamo rosa pure questo, no? Non ce n'è abbastanza di resina. Fan bagno, fa niente, ci diamo pena perciò. Quindi io direi di glitterare il cameo. Glitteriamo un po' di resina. Diamo ancora questo. Ci passo dentro. Quindi vediamo, noi sperimentiamo sempre. Potete sbizzarrire come volete quando farete le vostre creazioni. Qua. Mescoliamo, appena appena. Tanto poi dopo si depositano tutti. Quindi meglio mettere una goccia di colore. Sbizzarriccia iosa, belli questi smalti. Guardate, opla, ho dato una botta, guardate qua. Mi piace. Poi con l'ausilio del cucchiaino vado a metterlo dentro questo. Sì, messaggio adesso doveva arrivare, ma certo. Prendo uno stuzzicadente, lo metto bene dappertutto. Vediamo, stiamo bene attenti. Ola! Vado bene dappertutto la resina, perché sennò sono cavolacci acidoni. Soprattutto nel gancio. Ok, allora ecco tutti gli eccessi, perché sennò sborda troppo, fa niente anche la tovaglietta, tanto è di silicone anche questa, quindi ecco qua. Proviamo a vedere questo come viene con un po' di glitter tutto quanto, va, accidenti, ok.
Voglio fare una pazzia. Ecco qua. Dunque, per il momento è tutto, poi dopo scopriremo le creazioni. Ciao! Grazie.